Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Mini World. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene, 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 signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio su Mini World. È notte, volutamente di notte, volutamente qui c'è un mercante perché mi avete detto: Frank, smettila di prendertela con i mercanti. E così sia, non me la prenderò più con i mercanti perché sono bravo e sono buono. E soprattutto in questa puntata, signori, andremo a costruire il portale. Perlomeno ci proveremo, anche perché abbiamo la stragrande maggioranza dei materiali per poterlo fare. Vedete che tra l'altro la mia bella piramidina sta andando avanti. Adesso tra una notte e l'altra la porterò, continuerò a farla. Ma cosa voglio fare prima? Innanzitutto costruiamo una bella scatola magica che teoricamente dovremmo poter anche craftare. Adesso non ricordo quali sono i materiali. Proviamo, eccola qui. Allora abbiamo bisogno di una libreria e per libreria quindi abbiamo bisogno di libri. E per fare dei libri abbiamo bisogno della carta. Io dovrei effettivamente avere tutto. E qua tra l'altro un'altra asta nera. Vediamo, posso fare un altro po' di carta e posso, prendendo un po' di cuoio che dovrebbe trovarsi qui, fare dei libri. Ecco qua. E per fare la libreria ci serviranno 4 tavole, quindi 3, 6, 9 libri in tutto. E noi ne abbiamo, non lo so, però noi ne facciamo un po' perché nel dubbio quelli poi ci tornano comodi per la pergamena dell'iscritto. Ecco qua. Fatte queste, dobbiamo prendere un po' di legno. Facciamo così, abbiamo il legno e abbiamo questo, quindi tanti stick, perché gli stick in questo gioco servono tantissimo. E poi con del legno qua facciamo un, due, tre, quattro, ne facciamo un po', tanto poi rimangono. Ora, diamante, asta nera della roccia. Direi che dopo la puntata di giovedì scorso dove abbiamo fatto una farm di roccia, e direi che la roccia non ci manca. Eccola qui, fatta la scatola di infusione incantata. Interessante, per adesso la appoggiamo qui, non ricordo se me la ridà. Me la ridà, ok, fortunatamente. Che ci permette in teoria di aggiungere degli incantesimi che vengono messi sopra delle pergamene. Quindi questo lo faremo poi un po' più avanti. Andiamo a prendere quindi l'achievement, eccolo qua. Ritiriamo questi due cuori e adesso possiamo andare a sconfiggere quelli lì. Lo vedete? È esattamente quello che ha appena riso in una maniera un po' cattiva e tra l'altro mi sta anche attaccando. Eccolo qua, vi do un consiglietto per poterlo battere easy: quando si teletrasporta, boom, quando si teletrasporta e semplicemente guardatevi intorno così mentre indietreggiate, rimanete fermi, guardate, perché lui tendenzialmente si teletrasporta dietro di voi. Abbiamo preso, ora che mi ci fate pensare, abbiamo preso, vediamo se riusciamo. Ok, perfetto. Abbiamo preso quasi tutto quello che ci serve, perché adesso dobbiamo craftare il nostro mattonelle della porta del cuore della terra. Per fare questa mattonella ci serviranno sicuramente delle gemme antiche che noi dovremmo avere da qualche parte. Cioè qua, ecco. Poi abbiamo bisogno di asta nera. Occhio, perché l'asta nera purtroppo non ce l'abbiamo, credo. Però forse abbiamo costruzione, ecco qua, infatti ci serve anche il fusto di magma e la roccia. Roccia non è un problema, ce ne serviranno 6 per poter fare tutto il portale, no, forse 8, perché dobbiamo fare un 2x3 e avremo bisogno tra l'altro della selce per accenderla. E praticamente una volta fatto questo poi dobbiamo fare anche il portale interno, e il portale interno che io già ho iniziato un pochino a fare, eccolo qua, e ci serviranno 4 di questi frammenti. Quindi per fare tutti questi frammenti dobbiamo battere e sconfiggere tanti di quei mostri lì con un occhio. Quindi direi di portarci qua, probabilmente se non vedete niente vi aumenterò un attimino la luminosità, perché mi sono portato qui nel deserto, signori, perché il deserto è il punto in cui spawnano, non so per quale motivo, non so perché, non so per come, forse per via del fatto che non ci sono alberi ed è tendenzialmente tutto piatto, è il punto migliore per poter cacciare i mostri. Quindi se volete cacciare i vostri mostri, signori, lo potete fare qui nel deserto. Ora sappiamo quelli che ci servono, cerchiamoceli e facciamoli fuori, perché ce ne serviranno tanti, ma proprio tanti. Io ricordavo di averci messo un po' di tempo. Questo perché, signori, vi spiego il motivo per il quale voglio subito andare nell'altra dimensione. Sicuramente
un motivo è sicuramente quello di poi in futuro sconfiggere un drago, almeno uno dei tre, almeno il primo perlomeno, e poi riuscire a prendere un blocchetto, che è il blocchetto più comune di quel mondo lì, per poter fare una cosa soprattutto per voi. Ma non posso dirvi più niente, quindi rimanete sintonizzati, signori. Due pallabolle che voglio utilizzare perché mi divertono. Dica, ma vola? Sì che vola. Ma non vola? Scusi, non vola. Vabbè, allora niente. Allora però, ora mi dovete spiegare perché tra tutti i mostri che trovo, l'unico che non trovo è quello con un occhio. Perché io sono fortunato, lo sapevo. Già non si vede una schioppa. Senta lì, allora, parliamone, eh. Vero che non posso prendermela con i mercanti, con i mob, sì, ma non spawnano. E perché? Veramente? Che, ma... cosa sta succedendo? Ma non muore mai, però. Ah... dopo un po' ci muore, eh? Figo! Potrebbe essere un ottimo metodo per farmare i mostri, perché loro proveranno a passare, ma troveranno il cactus e non riusciranno in tutto questo, comunque, mentre parlo, mentre provo a dirvi qualcosina, e non ho ancora trovato nessuno. Ma serio, eh? Cioè, zero. Ho decantato il bello del deserto, poi nel deserto non ci trovi niente, è arido come il deserto. Non si riesce a trovare niente. Tra l'altro mi è finita la spada, adesso sto utilizzando quella con il rinculo enorme, fantastico. Mi sembra di giocare a baseball con Bombino. Boom! Home run, in questo caso. E un'altra cosa che non mi sono scordato di dirvi prima, è che nell'altra dimensione voglio trovare un metodo, aiuto, voglio trovare un metodo per farmare i mostri che ci sono lì. Ma qualcosa proprio di automatico, ve lo dico. E intanto qua è diventato giorno, io non ho cavato un ragno dal buco perché non ho trovato nessuno. Cioè, effettivamente non ho trovato nessuno. Tutto sto tempo per non trovare nessuno. No. E dunque, signori, allora, questa è la terza notte, perché la seconda l'ho utilizzato un pochino anche per farmare sempre questi mostri, insomma, dell'occhio della terra. E sono rimasto praticamente senza vita, perché sono rimasto senza cibo, e c'è una piccola cosina che devo modificare per quanto riguarda quello che ho detto. Il portale interno, ma poi comunque ve lo farò vedere, è 2x3, quindi di 6 blocchi, mentre quello esterno è di 14. Quello di 14 l'ho già bello che è craftato. Adesso sono qui per tentare di conquistare il mondo craftando, trovando i frammenti e quindi poi craftando giusto il portale, quello centrale, quello che poi effettivamente ci serve per viaggiare. Ma questa volta però non vado nel deserto e provo ad andarmene da questa parte, perché nel deserto sono due notti che non trovo niente. E quindi proviamo di qua e vediamo se innanzitutto prendiamo un po' di cosciotte, perché mi possono tornare utili per via della fame. Sto battendo un sacco di questi. Eccolo. Ah, ma spawnano tutti vicino a casa mia? Ma perché? E forse quello è un bel punto di spawn. Tra l'altro ho anche quasi finito un quarto della piramide. Wow. Un quarto. Incredibile. Pazzesco. È tantissimo. Però è fighissima l'idea. Cioè, mi piace. Guardate adesso che si teletrasporta. E lì ce n'è un altro. Attenzione, forse abbiamo beccato il giusto punto di spawn per farli spawnare. Però mi attaccano in due, non è valido. Non è valido per niente questo, io ve lo dico. Oh, e che poi tra l'altro fanno un bel po' di danno. Io forse ho anche... ok, questo è andato. Io forse ho anche finito la mia armatura, che andrei a rimettere. Ok. E lui così. Perfetto. No, l'armatura c'è. E che fanno un sacco di danno loro. Vediamo se ne spawna qualcun altro da queste parti. Sì, cioè spawnano tutte proprio sotto. Quello non dovrebbe spawnare lì, però è spawnato lo stesso. Vabbè, e allora niente. E boom baby. Tra l'altro adesso vediamo anche quanti ce ne mancano, insomma, per poter ultimare il crafting. Dove sta? Metti la DT party, ti prego. E dai. Ok, allora, qua ne abbiamo due, pochini, un po' pochini effettivamente. Mentre qui ne dovremmo avere altri 5, quindi sono 7 e uno già ce l'ho. Proviamo a vedere un attimo, riusciamo a farne un altro. Perfetto. Ecco, sono riuscito a portarmi avanti anche qua, quindi mi prendo un livellino di qua. 5 livellini di qua. E il prossimo step chiaramente è quello di andare nella dimensione sottoterra. Però a questo punto noi abbiamo 3 di questi e 2 di questi. Uno è qui, l'altro è qui. Ce ne servono altri 4. 4 per 4, 16. Oh, Dio santissimo. Sono tanti. Ma non ci perdiamo d'animo e andiamo a caccia, perché ci servono questi mostri, ci servono quegli occhi. Dobbiamo andare in quella dimensione, per forza, per quello che voglio fare ho bisogno di quella dimensione. E dunque, signori, non potete capire quanto può essere
noioso cacciare quei mobili. Ed infatti scrivetemi qui sotto nei commenti, secondo voi qual è la cosa più noiosa da fare su Miniworld, e i più divertenti li citerò nei prossimi video. E soprattutto, se volete il download del mondo, signori, arriviamo a 150 mi piace. Ma a questo punto, ci sono riuscito? Non ci sono riuscito? Sì, ci sono riuscito, ho tutti i pezzi per fare il portale per l'altro mondo, eccolo qua, per la dimensione sotterranea. Momentaneamente ci poggiamo qua, facciamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e facciamo anche 1, 2, 3, e in teoria 1, facciamo così, 1, 2, guardate che bello che tra l'altro ci spinge, dobbiamo fare un 3x2, e ci servono questi altri 4 blocchettini qua per andare a chiuderla. Pulito, ce n'è avanzato tra l'altro anche uno. Io sono tantissimo... Vorrei capire che cosa succede se rompo un blocco. Ma signori e signori, il nostro bel portalozzo che ci porterà nell'altra dimensione. Quindi voliamoci dentro e arriviamo nel mondo sottoterra, sperando di essere spawnati in un punto decente. Sembra di sì, vedo che ci sono un po' di mob, di qua si va al boss, c'è il nostro primo nemico, che tra l'altro ci dà la possibilità di sbloccare un achievement distruggendolo, perché lui dovrebbe essere il mostro di magma tipo. Quanto sono duri, eccolo là, signori, tacchide, e poi anche un po' tacchide, e dopo ci aspetterà il primo drago che non faremo oggi, ma sono venuto qui. E perché? Signori, perché mi serve la roccia sulfurea. Voi direte, tutto sto casino per la roccia sulfurea? Sì, e quindi, detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportarmi, un commentino se vi va, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo in un prossimo video di Miniworld. Ciao!